L'amministrazione comunale di Abbiategrasso organizza un weekend di festeggiamenti per ricordare l'ottantesimo anniversario della battaglia di El Alamein, ma l'Ampi non ci sta. L'Ampi abbiatense trova infatti fuori luogo la celebrazione di un evento e di una battaglia che hanno portato reparti dell'esercito italiano di allora a combattere in una guerra fatta per uccidere e farsi uccidere, spiega Michele Bona, presidente dell'Ampi di Abbiategrasso, che continua una guerra fatta per difendere i regimi fascisti e nazisti che intanto in Europa stavano procedendo al genocidio del popolo ebraico. La battaglia di El Alamein è stato un tragico episodio di una guerra di invasione e di sopraffazione, secondo l'Ampi, ai danni di popoli colonizzati dall'allora regime fascista. Questa stessa sopraffazione di popoli che chi festeggia oggi condanna nel conflitto russo-ucraino e la provocazione dell'Associazione Nazionale dei Partigiani Italiani. Una manifestazione ospitata da un oratorio, le celebrazioni avverranno infatti nel campo sportivo dell'oratorio San Pietro di Abbiategrasso, che dovrebbe essere invece luogo di condivisione di valori etici e non di esaltazione di una battaglia. Continua l'Ampi, sarebbero molti gli eventi drammatici da ricordare legati ai due conflitti mondiali, perché non esiste una guerra giusta e una sbagliata. A nostro parere sono sufficienti il 4 novembre e il 25 aprile per raccoglierli tutti. Le celebrazioni, come detto, avranno luogo all'oratorio San Pietro il prossimo weekend e avranno come clou un convegno e una mostra fotografica. Pur condividendo la necessità della memoria di tanti italiani morti ingiustamente, conclude Michele Bona, con l'ombra della guerra e della minaccia atomica che si estendono sull'Europa, non è per noi il momento di retoriche sull'eroismo, ma della ricerca di urgenti strade di pace.